Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video, cari amici del gaming editing. Io oggi sono qui per farvi vedere la postazione economica ed ergonomica per poter lavorare, cari amici, e per giocare. Vedete, ho usato semplicemente monitor di casa, cioè TV di casa, computer portatile, una tastiera in offerta della Aoki. Non è una recensione, solo per farvi vedere il prodotto. Lascio giù il link in descrizione del prodotto anche per volete acquistarlo. È un semplice mouse della Trust GXT, è molto economico gaming, 4800 dpi. Come potete vedere, guardate, cioè ho un semplice computer portatile collegato con il cavo HDMI, che vi farò vedere come, collegato al monitor, tastiera collegata al computer portatile e il classico mouse, in modo da poter lavorarci in modo veloce, molto con un'immagine molto grande, così possiamo naturalmente sfruttare massimo la potenzialità che abbiamo e comunque possiamo appunto vedere le immagini in modo fluido e anche divertente, perché comunque chi gioca. Vi faccio vedere come montare la postazione. Allora amici, la prima cosa da fare è vedere se il nostro computer e la nostra TV hanno il bocchettone dell'HDMI, ambedue. Vi faccio vedere. Per computer portatili, questo è il bocchettone HDMI, vedete? Da non confondere con la porta USB. E per i computer fissi invece stanno dietro al case, generalmente sempre una porta. Ora siamo dietro la nostra TV e dobbiamo controllare che ci sia un bocchettone HDMI così. O ce l'ha dietro oppure ce l'ha laterale, come in questo caso è questo, da non confondere con le porte USB. Vedete, è bello evidente, comunque una forma e c'è pure scritto. Una volta trovate queste porte sia nel vostro monitor sia nel vostro computer, andiamo a vedere l'altra procedura da fare. Dobbiamo munirci di un cavo HDMI. Questo è un cavo HDMI in full HD 5 metri, che lascio anche giù in descrizione al video. Vedete, ha questi due bocchettoni. Cosa fare? Inserirlo una parte, un'estremità indifferente nel nostro computer. Attenzione a non fare leva perché si può rompere dentro, va bene? Prendere la seconda estremità e metterla nel monitor che abbiamo, vedete? Eccolo qua. Collegatelo bene. Non dovete fare niente perché è autoinstallante, quindi è un plugin, quindi non vi preoccupate. Fatto questo, andiamo a mettere il nostro computer davanti alla TV, come crediamo meglio che sia. Andiamo a collegare la nostra tastiera al nostro computer, una porta USB, ecco qua. Abbassiamo il monitor del nostro computer e mettiamoci un piccolo fazzoletto di carta sotto, vedete? In modo che non va in standby. Così giù. Prendiamo il nostro telecomando della TV, accendiamola e andiamo sul pulsante della sorgente per cercare la sorgente. In questo caso dobbiamo cercare l'HDMI 2, era pure numerato, va bene? Premo il pulsante sorgente, in questo caso della Sony, e questo qua, vedete? Nell'altra TV cercate su internet qual è il pulsante sorgente HDMI. Ecco qua, clicchiamo. Vedete, digitale, analogico, AV, HDMI 1, HDMI 2. Vedete, potevo scegliere una delle porte da dietro. Io vado in HDMI 2. Poi per tornare alla TV normale faccio digitale. Vado in HDMI 2. Ecco qua. Il monitor del mio computer portatile è collegato appunto al mio monitor.
La nostra postazione è pronta, cari amici, lascio giù tutto in descrizione al video, datemi un'occhiata dei cavi HDMI, tastiera, mouse, casomai qualche PC può essere utile e qualche monitor che magari è a buon prezzo, potete darci un'occhiata. Mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e se avete un video che avete bisogno di qualcosa, scrivete giù, magari lo facciamo la prossima volta insieme. Ciao!